Cioè, proprio ora ci deve essere un allarme. Durerà per tanto. Poi spegni, fra. Buongiorno, buona Pasqua, in ritardo perché questo video starà uscendo probabilmente qualche giorno dopo Pasqua e Pasquetta. Sappiate che questo è un video speciale e anche molto lungo. Iniziamo subito perché sennò non finiamo più. Prima cosa che ho fatto è ordinare tutto l'essenziale per fare un barbecue in casa per questa Pasqua. C'è poi l'elicottero, ora arrivano i cacciabombardieri, la SWAT che entra da sopra. Cosa ci servirà per fare un barbecue in casa? Iniziamo con diavolino a cubetti. Preso poi, mi hanno detto che servono dei guanti per fare un barbecue perché l'ultima volta mi sono ustionato le mani. Ho preso i guanti più fighi che potevo trovare su Amazon. Guardate belli. Ovviamente tutto quello che vedete in questo video, sia gli attrezzi, la diavolina, questo qua, i guanti, il barbecue e la carne, lo trovate qua sotto in descrizione. Questa invece è la carbonella, 2,5 kg, spero basti. Io l'ultimo barbecue che ho fatto è stato 2 anni fa e lo gestiva Emanuele. L'unica cosa che ho fatto è stato bruciarmi, perché io durante i barbecue so fortissimo quando si parla di magnate. E cucinare che diventa un problema. Questo invece dovrebbe essere un kit. Abbiamo una presina, lasciamola perdere. Questa che cosa può servire? Ah, questo è per sale e pepe. Poi abbiamo ovviamente delle pinzette e poi vari utensili per gestire la carne. Un forchettone e questo. E in più, credo, data la forma, questo cosa lo posso indossare. Ma è orribile. Ma è bellissimo. Però io mi sento super professionale io. Eh? Ok, continuiamo. Ora abbiamo il pacco grosso che dovrebbe essere il barbecue. Solo che, come sapete, con Michele di Bracciami Ancora dobbiamo portare qui sul mio terrazzo un barbecue professionale da migliaia e migliaia di euro. So che Michele non poteva venire a Milano per il periodo di Pasqua, quindi abbiamo ritardato di qualche settimana e faremo un altro video su un barbecue professionale. Quindi non vi arrabbiate se oggi usiamo carbonella, diavolina e un barbecue di me. Amazon si dissocia. Ah sì, tra parentesi, è il più economico di Amazon, tipo. Io ho veramente un grosso problema quando si tratta di montare cose. Soprattutto le donne. Tagliando. È veramente piccolo. Ma non ci sono problemi. Lo montiamo e ci vediamo tra pochi minuti. Allora, montarlo l'abbiamo montato. Però è forse una ticchia basso. Però per costare 30 euro non è che potevo pretendere chissà cosa. E non è nemmeno troppo grande. C'entrano veramente due fette a malapena. Il problema saranno le barbecue ribs. Da dover cuocere a bassa temperatura qui per un bel po'. Quindi credo sia arrivato il momento di presentarvi la carne che andremo a mangiare in questo video. O forse no. Oh, mi piace come sei vestito, figo. Ti è, guarda lì, da combattimento. Sono alla moda. Il problema è che se mi abbasso di poco mi taglio la gola con questo. Allora Sasha, ti presento la carne che andremo a mangiare oggi. Ah, non vedevo l'ora. Preparati perché abbiamo qualcosa come 1500 euro di carne per un barbecue leggendario che su YouTube secondo me nessuno a Pasqua fa un barbecue da 1500 euro. Però domani qua io piano piano te li metto tutti sul tavolo. E finito. Cene un po'. Ti spiego cosa stiamo andando a mangiare. Abbiamo ben 3 collaborazioni per questo video. Intanto dico che ci ha aiutato tantissimo Michele di Bracciami Ancora, soprattutto il fatto di come fare il barbecue, le carni. Se siete vegani, questo video potrebbe urtare la sensibilità. Io mi dissocio. Vi ricordo che questa è 100% vegetale. Da come si può vedere, vedete, questa è soia, mais. Abbiamo gli hamburger di Bracciami Ancora. Io li ho mangiati, sono veramente veramente buoni. Ne abbiamo 10. Invece le collaborazioni che abbiamo oggi sono il primo. Ti dico, abbiamo il gruppo Galli, che è quello lì, bravissimo. Il gruppo Galli fa una scelta di carni e bistecche extra malezzate in tutta Europa. Okay. Ha dei ricercatori per la carne. Mm-hmm. In base alla qualità della malezzatura si suddivide. Si parte dalla carne malezzata Sakura, che ha un livello di grasso 4/6. Yoza, che è circa 7, 8, 9 livello di malezzatura. E poi abbiamo la Nami, che è la malezzatura più grassa e più buona, che in breve questa tipologia di malezzatura è la migliore che puoi trovare in Europa. Benessere. Poi abbiamo Wagyu su Tirol. Hanno rubato le mucche dal Giappone e hanno portato su Tirol. Esatto. Hanno preso il classico Wagyu, che è il manzo giapponese, e lo Wagyu Antepora su Tirol. Sono tra i 4 allevatori che fanno Wagyu in Italia. Io mangio la carne comunque, se volete, amici, se volete mandarci altra carne, io giorno. Guarda, solo questa costa 100 euro, questa costa 150 no 160. Non c'ho manco l'osso, c'è un pezzettino più minuscolo. Sì, per farti capire la tipologia di tagli. È un bel pesozzo, questo è 1,3 kg, Io direi, prepariamoci e iniziamo. Minchia raga, sto godendo. Io volevo dire una parola che mi sono perso. Iniziamo a grigliare. Grigliare, non viene a grigliare. Iniziamo a grigliare. Possiamo iniziare. Allora, in breve, su una metà si spargerà poi il calore, che una metà avrà il barbecue. Sulla cottura veloce, quando metti la carne all'inizio, poi per finire la cottura la metti dove c'è più fiamma. Dove c'è meno fiamma. Meno fiamma. Perché sennò la bruci. La fame che mi mangerà ancora così. Poi due diavoline. Oh, ammazza se. Urcu due. Ma subito. Mazza, ma è fortissimo sta cosa. Ok.
Aspettiamo che prende. Intanto andiamo a fare un'altra cosa importante. Andiamo a fare le nostre rips. Okay. Purtroppo sono grosse quanto una casa, sono 3 kg. Okay. Ci mettono anche 6 ore. Oggi qua le mangiamo domani a colazione. Queste domani a colazione le mangiamo. Adesso le mariniamo un attimino. Le mettiamo a fare in forno una mezz'oretta. Cile. Dopodiché metti cottura lenta. Sempre in forno lo lascerai 5 ore. Le spezziamo con le cose che sono andato a comprare al supermercato. Esatto. E quindi abbiamo l'aglio in polvere, peperoncino in polvere, paprika dolce in polvere e la salsa della sera. Questi qui sono ribs beef hanami. È sempre la qualità che ti parlavo prima della nami, molto malezzata. Guarda qua. Vuoi sapere cosa devi fare adesso? Ti devi sporcare le mani. 1500 ore di carne, ok, ma le calorie? Ti dico, secondo me già solo queste. Anche perché c'è un po' di grasso. 2000 calorie, queste 2005. Allora, prendi un po' di senape, okay, e spalmala. Metti su tutti i quattro di sopra. Quindi devo anche girarla, ok. Vabbè dai, così o di più? No, quanto sono brava a spalmare. Io che speravo di arrivare ad essere che fosse già tutto pronto. Dubito. Mamma mia, anzi, mi stava venendo la fame. Adesso li mettiamo direttamente in forno, che è già caldo a 170 gradi, fanno pure 180. E ora lasciamoli a riposare e andiamo a fare la carne fuori. Sembra buono. Io direi, iniziamo con Sasha, degli onori. Cacciamo questa che è quella che ci vorrà di più a cuocere. Esatto, questa qui andrà messa da un lato, dal lato quello senza la brace sopra. Iniziamo sempre qui e poi la portiamo lì. Posiziona la prima sul lato della brace. E questo lo lasciamo fare lì. Questo qui è un burger Sakura, quindi la versione meno amarezzata di questa tipologia di carne, che è una carne scottona al 98%, volevo ricordarvi. 230 grammi di puro hamburger. Questo è il burger Bravo. Hanami. Dagli il grasso, ora lo muoviamo. Infame. Comunque, guarda, quando devi girare, basta che... Bro. Acqua dura. Olè. È un attimo che si brucia, Gli hamburger li cuociamo dal lato basico, ok, perché sono hamburger, quindi è una cottura un po' diversa. Quando si tratta delle altre carni, no? Esatto, quando si tratta delle altre carni, qualche secondo qua, scottare, perché poi fai la crosticina e poi la butti là. Okay. Sembra che so un sacco di cose, ma me sono fatte spiegata, bracciami ancora. È ovvio, serve sempre l'esperto. Adesso Gira. Questi qua li spostiamo leggermente da questo lato, perché sennò si fanno porcasso. Sposta tutte e due, anche l'hamburger e questo, e poi adesso gira la griglia. No, gira la griglia. Adesso fai così, bracciare. Bravo. Esatto, iniziamo. E questo hanami. Vai, siediti. Dividiamo. Cottura media perfetta. Bello. Michele, vediamo se dovrò venire ad acquistare la carne. De Cristo. È buona. Veramente buona. È buona. Con il sapore del barbecue. È molto buona. Mio. Bravo Michele. È brava la mucca pure. Questa è perfetta. Già. Assaggiamo. Ma è super speziata. Già di suo. È già speziata di suo. Sono marinato, no? Buona. È veramente buona. Si vede il sapore. Non si può comparare perché una è speziata e l'altra no. Credo. Il miglior hamburger della mia vita. Di non aver mai mangiato un hamburger così buono. È l'hamburger più buono della mia vita. Ora abbiamo una New York Strip Hanami. È la carne più morbida, allora, che io abbia mai toccato. È una bistecca ricavata dal controfiletto. Okay. Si può dire che è il cucino piccolo e sfigato della T-Bone, ma è buono in culo. Promette bene, cazzo. Vai. Guarda qua. Vai. Adesso qui c'è una cottura particolare. Gli famo fare una crostina a tutti e quattro i lati. Guarda qua. E quella pure secondo me è quasi fatta. Quasi fatta per questa, eh? Noi stavamo guardando questa che abbiamo appena messo, ma abbiamo dimenticato di guardare il tomahawk, che sembra... da fuori veramente incredibile. Tu, se lo tocchino mi brucio. Guarda, senti, morbido, morbido. Come le tette finte. Adesso dopo le due girate si mette da uno dei due lati, la mettiamo sul grasso, facciamo bello assorbire e poco dall'altro. Qui sì, no, esternamente morbido. Sembra una fettina di bacon. Guarda qua, pure carne un po' di... Questa è una carne particolare, io la cuocerei leggermente di più. Siamo, questa è per me, questa for you. E questa è for you. All'assaggio. Cioè, è veramente leggera. Questa è veramente buona. È arrivato il momento della tomahawk, ragazzi. Ah, è il Polo Nord. Guarda qua. Questa è la tomahawk. Baglia bene, frate. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Questa. Adesso ci mangiamo un pezzo a testa. Vediamo. Oh. Guarda sto confettino di grasso, frate. Cazzo, questa mi piace 100 volte di più rispetto a quella di prima.
È una crostatona questa. Questa è un po' buona. Ecco perché voglio tenere il grasso. Il grasso lo tengo sempre da parte mia. È buonissima! Te l'ho detto? È buonissima, incredibile! Ma questa è burro? No, col grasso, raga, è... Ragazzi, chiudete gli occhi, vi sembrerà un porno. Prego, l'osso. Grazie. Grazie. Abbia boccuccia su se po'. Sei svegliato bene oggi, grazie per il regale. Vai, brucia, eh. Fra, io più mangio la parte che ci dà il grasso e più sto male. Stai bene, non male. Sì, male in un senso buono. Se stai male come faccio in senso buono? Ma quando dici, ma raga, sto male, è un po' buono. Dico, sto bene. Ma quello è un cavernicolo, con quello altro che paleo dieta. Adesso è arrivata la parte complicata, ragazzi. Raga, ho fatto una cazzata. Ho detto una cazzata e l'ho fatta peggio. Vado a scordare l'alluminio per la cottura bassa. Vabbè, la metti dopo, no? Sì, facciamo adesso? Ok, adesso mettiamo cottura lenta a 85 gradi. La ribecchiamo tra qualche ora. Arrivederci. Ora di cena. Ora di cena, sì. Adesso abbiamo una ribeye hanami. Quindi marezzatura top. Anche questa perché è la Porterhouse Hanami. Ti dico solo che questa stiamo andando a mangiare la cosa migliore di oggi quasi. Tu devi sapere che ogni animale produce 10-11 T-bone di solito. Okay, che noi in Italia la chiamiamo Fiorentina. Come T-bone, no? Certo, la Fiorentina. Sì, sì, chiaro. La Porterhouse è quella che ha il filetto un po' più grande. In America gli piace chiamarla così, noi la chiamiamo sempre Fiorentina. Effettivamente è un grande filetto. È un gran filetto, esatto. Cazzo, guarda qua quanto è grosso. Adesso sfiammerà tutto, aspetta, qui dobbiamo gestirla bene. Guardate qua che extra marezzatura. Comunque vorrei ricordare che questo video si parla di carne. Non sono un esperto come Bracciami Ancora, non sono un esperto come tanti altri che avete visto su YouTube, però mi piace, sono un appassionato di carne, quindi quello che so ve lo sto dicendo. In più ho portato 1500 euro di barbecue. Se vi va di iscrivervi al canale. Se volete, eh. Se volete. Se volete iscrivervi anche al mio. Sta sotto in descrizione. Sì. Oh! Mamma mia, quanto mi piace sto colore. Quanto mi piace sto colore. Ok, adesso arrivati a questo. Pesa 900 grammi, sì. Olè! Già troppo! Già c'era stato troppo, vedi? Vai, vai! Mazzarola! Questa sembra cotta bene, sembra. È perfetta. Il colore che vedi un po' più scurino, in confronto alla carne che vedi solito al supermercato, è perché è molto amarezzata. Questo prima ci mangiava il filetto. Vai. Ma guarda come si spezza. Oh, non ho fatto niente! Così morbida che si spezza con la forchetta. Buono al culo, fra. Pure in bocca, eh. E ora il controfiletto. Ai 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 ai. Guarda che bocconcino qua, con il grasso. Cazzo. Questa secondo me è la parte capolavoro. Tutto. Io sono più fan del controfiletto che del filetto, eh. Un culo, il filetto 10-0 al controfiletto. Come intendi? Buona anche questa, ma quella di prima un po' più amaro però, eh. Siamo un po' più amaro. Scusate, ma un attimo attenzione. Tutta sta carne e non abbiamo aperto una bottiglia di vino? Ma sento che fa un po' zero, frate. Vado a prendere il vino migliore. Abbiamo ben tre tipologie di vini. Abbiamo i vini da 15, 20, 30 euro, poi quelli dai 30 ai 60 euro e poi dai 60 ai 100 euro, 150 euro. Quale vogliamo prendere? Che cazzo di domanda fai? È come se vuoi un triciclo o una Ferrari. Allora, io voglio prendere questo. E questo è un gran vino. Prendiamo questo e beviamo solo questo. Questo è un primitivo, bro, polva nera del 2017. Iniziamo altissimi. Ma vaffanculo, ma sono 25 euro di vino. Eh? Ma vaffanculo. No. A pezzo di merda, fai il sommelier e me lo inculà. Abbiamo anche un Coste di Moro Montepulciano d'Abruzzo del 2016. Vecchio, 15 euro. È meglio quello di prima. Wow. Yeah, volevo lasciarlo per le grandi occasioni, niente. Amarone della Volpollicella, Monte Sant'Occio, 2013, 16 gradi. 88,50 euro. Ha scritto 40, va bene. Che bravo, Gio. Non mi ha fatto il... Sei di cazzo? Sì. Buono, come piace a noi. La carne migliore che potevi mangiare ce l'hai qua. Vino migliore. Sì, visto che la sai raccontare bene, ma ti ho solo fregato perché sono intelligente anch'io. Metti sotto le bottiglie e scrivi 80 euro. Così quando arriva, come dici, la ragazza a casa, fa: oh, guarda, proprio lo do 80 euro. Cin cin. Alla carne migliore del mondo. D'Europa, comunque. Possiamo dire tranquillamente la carne migliore d'Europa. E il vino un po' meno. Hai tolto le parole di bocca. Siamo arrivati a un altro pezzo di classe, ragazzi. Abbiamo la ribeye hanami, sempre del gruppo Galli. Fa un po'? Fa un po'? Oh. Senti? Senti?
sta cantando. Olè, già si sta bruciando, due. Allora, sono il re della carbonara. King of the carbonara. Sul vino no, però. Guarda qua. Subito, vai al taglio, brother. Ma che taglio? Guarda qua. Uno. Ecco, gli altri. Due. Guarda qua. Di essere preciso nelle cose. Un piegone, vieni qua. Vieni qua. Cazzo. Sa di polipo. Guarda che sa di polipo. No. Buona vera. Sai tu, ma dimmi se non sa di polipo. No, ti provo il secondo pezzo. È vero. È vero che sa di polipo. Di pesce. Ti dico, questa va fuori dal podio, per me. Sì. No, il grasso è buono. È la cara che sa di polipo. Ribeye Hanami, leggermente bocciata. Non ha un sapore così deciso come le altre. Col burro è un po' migliorata, sa meno di polipo. Dove è sto polipo? Cioè, un goccetto di vino finisce sempre male. Siamo arrivati al Wagyu Roast Beef, la lombata. 400 grammi da 200 euro al chilo, ragazzi. Guarda che marezzatura. Sì, ma guarda qua. Cioè, è molto meno... La classica Wagyu, per chi non lo conoscesse, è una carne veramente che poi rimarrà morbidissima proprio perché è super grassosa. Questa filettina, questa lombatina di Wagyu italiano, era da padella, te lo dico. Ma noi ce ne sbattiamo. Ce ne sbagliamo, stiamo facendo la brace. Un secondo ci deve stare sulla griglia questa. Questa fa molto poco, sì. Questo video è altamente food porn. Altamente. Spero voi siate fan della carne. Ci siamo, Sasha! Hai cagato? Guarda qua, Wagyu italiano, ragazzi. Questa è una delle migliori qualità di Wagyu italiano che potete trovare. Allora, è la top 1 di oggi. E su questo non ci piove. Porto 2. Però, quanto è più delicata di una Kobe, di una Wagyu? È un sapore... sa tanto di grasso. Lo senti, no? Che è saporita, però non è invasiva. Però è buonissima. Cioè, tu lo sai che la Kobe ne mangi un pezzetto e stai pieno. Cioè, tra tutte le carni che abbiamo detto buonissima, questa è la buonissima. Cioè, capito? La più buonissima. Wow. Immaginatevi una spugna, ragazzi, che appena strizzata esce tutta l'acqua. Qua dai un mozzico, esce tutto il grasso, caldo. Tutto il sapore. Non è il grasso, è il sapore. Si può dire? Mortacci quanto è buona. Saluto a Placemi ancora. Abbiamo una persona che ha un'opinione diversa dalla nostra. Ascoltiamo, aspetta. Non so, è impazzito, è troppo grassosa. Esistono due tipi di gusti sulla carne, quelli giusti e quelli sbagliati. E quelli giusti piace il grasso. Vabbè, un po' come De Corvino. Abbiamo ancora abbondanti 4 kg di carne. Io farei una bella pausa, ma una pausa di quelle... Hai comprato il tiramisù? No. Ora c'è il biscotti con i deci di bulk. Piccola pausa e mi sa che ci vediamo stasera per le barbecue ribs. C'è comunque una nota negativa di questo video della carne, del vino. Mi parlo proprio un botto storico. Sta proprio di morte. Comunque, mentre io ero qua fuori che avevo iniziato a sistemare, mi sono accorto. Cosa stai facendo? Niente. Sto mandando una colomba. Col pistacchio aggiunto. Vabbè, il pistacchio è il pistacchio, fra. Voi l'avete visto, sono le 15:49, abbiamo già dormito mezz'oretta abbondante. Vi dico cosa succederà in questo video. Cioè, voi ovviamente adesso vi iscrivete e lasciate like, mentre aspettiamo che le costine finiscano di cuocersi. E rieccoci qua dopo non so quante ore. Abbiamo dormito un botto, dai, un botto abbiamo dormito. Qui le nostre bimbe stanno cucinando da 5 ore e 4 minuti. Più i 30 minuti prima, sono già 5 ore e 30 di cottura. E secondo me tra un po' si è fatta una certa. Vi farò vedere una cosa. È così da 2 ore e 30. Sei svegliato? Sei svegliato? Sì. Colpa del vino. Allora, 5 ore 41 più circa i 40 minuti iniziali, siamo quasi a 6 ore e 30 di cottura. Se fanno schifo, rido da qui a Capodanno. Lo faccio, stop, apriamo. Porca vacca. Guarda sotto, non è quella sotto. Non è sotto. Ma sono tu lei. Olè. Sono tipo alzate e rimpicciolite ai lati. Che bello, bro. Vediamo. Al taglio dovremmo capire se sono uscite bene. Ok, non sembra molto morbide. Secondo me non sono cotte del tutto. Vediamo se si sfila. Un cazzo. Devo starci ancora? Sì. È stato un piacere, ma il dessert lo mangiamo venerdì prossimo, ok? Allora, facciamo così. Visto che Sasha deve andare via, mangiamo questa parte. Mangiamo adesso. Capiamo se... No, troppo. Oh, che fai? No, questo è per tre.
grasso non sembra sciolto bene dentro. Qua adesso siamo passati da grigliatona domenicale, che è sabato. No? Aspetta, no, vabbè, fammela assaggiare. Peggio del polipo. Rimettiamo per altre 6 ore. Lo mettiamo a 100. Vai. Questi... dobbiamo aspettare. Non assaggerò la versione buona di queste costine. È stato un piacere, signore. Grazie. Ci vediamo tra poco un'altra volta. E dopo altre svariate ore abbiamo fatto vari tentativi. Penso e deduco che adesso, dopo averla lasciata altre ore a 100 gradi, si sia cotta. Andiamo a controllare. Allora, all'aspetto sembrano uguali a prima. Vediamo se sono uguali uguali. Allora, ti è tolto l'osso così. Vediamo, all'assaggio. Secondo me sono ancora da fare un po'. Non è possibile. Vedi qua al centro. Continuiamo la cottura. Aggiungere 10 gradi. Non so, dovrebbe essere a cottura lenta, ma qui sembra che a cottura lenta non si cuoce. Aspettiamo un'altra oretta, ragazzi. Stavolta è la volta buona. Abbiamo messo a 115-110, abbiamo alternato così a occhio. E l'abbiamo lasciato un'altra ora e 40. Quindi ora o è fatta o è fatta. Che odorino. A toccarla sembra molto morbida, sembra quasi pulled pork. Tutto un altro sapore in confronto all'altra tipologia di carne. Sono un po' più caramellate. Cazzo, buonissimo. E quanto l'abbiamo cotto? Quanto è morbido? Si sfilaccia come se fosse pulled pork. Poi mangio. Buonissimo. Tieni. L'osso si leva come niente. Direi che sia stato un successo. È fatta tipo... Quanto abbiamo cotto in totale? Una panzerina di 10 ore. Sì, è vero, sono 10 ore di cottura. Il risultato è una cacchio di bomba. Come avete visto, per queste tipologie di costine non serve avere un barbecue fuori o un grill o niente fuori. Per mettere in forno, il mio consiglio è non metterle a 80 gradi, mettetele a 100-110, gli fate fare quelle 5-6 ore, magari avvolte nella carta stagnola, nell'alluminio, e abbondere un po' più di spezie, perché si sentono poco sopra. Però la carta aggiunta l'avrebbe assorbito di più alla fine. Avremmo dovuto farla marinare un po' di più anche. Voto? Questo mi piace tanto. Però sono fatto di sera, quindi. Sì, dai, io gli darei un bel 8,5. Anche questo è stato un successo. Peccato che Sasha si è persa. Io spero che questo barbecue speciale di Pasqua, un barbecue speciale da 1500 euro, chi cacchio ve lo porta un barbecue così? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Tu hai già lasciato like, Manuè? No. Lascia like subito. Fatemi sapere cosa volete vedere in un prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. E noi si finiamo questo video.